che sa ascoltare il suono del cuore. A Carlotta e a Leonardo, è un po' di tempo che non ci vediamo, ma siete sempre nel mio cuore, nei miei pensieri. Questa canzone è dedicata a voi, spero di rivedervi presto, di riabbracciarvi presto e di passare un Natale tutti insieme come una famiglia, come la Carlotta mi chiede sempre. Un bacione grande, Pulcini, vi voglio bene. Porche, porche, porche. Ciao, sono Leonardo, sono nel padiglione 6 e vorrei fare una dedica a mia moglie che fino adesso mi ha assistito. E un abbraccio a tutti quanti e un saluto, spero. È l'ultima dedica, insomma, speriamo che sia l'ultima dedica. Ci ascolti da casa. E infatti, la prossima volta vi ascolterò da casa volentieri. Salve a tutti, sono sempre io Patrizia, che mi trovo ancora a San Martino. Ho fatto un intervento molto delicato e sembra che sia andato tutto bene. E io continuo la mia lotta contro questo male, sperando che vada tutto bene. Ho sempre la speranza di svegliarmi e di migliorare e di stare meglio. Speriamo che questo avvenga al più presto possibile. Arrivederci a tutti e buona giornata. Dedico una canzone a mia figlia Sara e la ringrazio di tutto per quello che fa per me. Una canzone meravigliosa di Tiziano Ferro. Emozioni, no, quella di Battisti, però le emozioni ci sono tutte. Grazie. Dedico questa canzone a mia moglie Raffaella. Sotto le stelle Tegezze di Paolo Conte. Eccoci qua, allora stavamo per uscire dal reparto, ma insomma. Frate, se mi sono posto, tu a se, no? se, frate Agostino mi ha bloccato qui. Mi sono bloccato qui perché siamo un ragazzo che esce. Stanza numero? Stanza numero 19. Perché c'è un ragazzo che esce, mamma. Che devo dire? Non ho parole. Ringrazio Dio e tutti quelli che hanno pregato per noi. Grazie. Ciao! Ciao, usciamo, usciamo! È finita! Non per l'Italia è finita proprio. Senti la stessa musica che sento io. Ciao a tutti, sono Gloria e come sempre devo farmi perdonare per il mio estremo ritardo. Comunque, volevo dirvi che in questo momento sono con il mio cane sul letto e lui dorme sul cuscino, dorme come un angioletto. Cioè, adesso ha aperto gli occhi perché si sta accorgendo che sto parlando di lui. E mi ha fatto pensare che è bellissimo il rapporto che ho con lui. Ogni volta che lo guardo, noi ci parliamo, anche se lui non può parlare con. Come insomma parlano le persone umane, però lui parla con gli occhi, parla con i gesti, parla con la coda e mi dice tante cosine. E l'altro giorno ero un po' triste e lui mi girava intorno con la sua codina e mi saltava addosso e quindi mi ha fatto venire un po' il sorriso. E queste sono una delle piccole cose che sono importanti perché quello che ti può dare anche un animale o qualsiasi tipo di animale, anche un gattino o un animaletto che incontriamo per strada, è carino e ci può dare delle emozioni che le persone umane non ci sanno dare, perché le parole degli animali sono sempre belle. E soprattutto le parole del mio Iago. Iago, saluta. Saluta la radio. Ecco, non ha nemmeno russato. E a lui non piace parlare tanto. Agli altri si vergogna. Comunque, buona serata a tutti e un abbraccio. Salve amici del Padiglione 6, sono Anna.
Stasera condivido con voi una riflessione su un tema difficile, la ragione e la fede. Forse di primo impatto può sembrare che questi argomenti siano in antitesi tra loro, ma non è così. Papa Giovanni Paolo II ha stilato un'enciclica su questo argomento, Fides et Ratio, e davvero vi invito ad andarla a leggere. Da migliaia di anni oramai l'uomo si interroga sul senso della vita, sul perché si debba soffrire o si debbano sopportare dei pesi enormi. Molti non trovano ragioni al riguardo, soprattutto quando questi pesi vengono caricati sui bambini, nelle malattie, nelle violenze, negli abusi. E ha ragione Papa Francesco, la sofferenza dei bambini fa male al cuore. Come si possono spiegare queste cose? Si tira fuori il coraggio dalle viscere, perché non dimentichiamolo, è nel DNA. E si va avanti alla meno peggio, sperando e pregando che tutto passi il più in fretta possibile. Delle altre volte, però, l'uomo si inchina alla volontà di Dio e, fidandosi di Lui, indossa la sua croce con coraggio, lasciandosi penetrare dall'amore di Dio, dalla luce della verità. In questi uomini comincia a fiorire un seme nuovo, una vita nuova. Si comincia a guardare gli altri non più con indifferenza o con giudizio, ma con uno spirito di maggiore carità. Forse per la prima volta si allargano gli occhi sul mondo circostante e ci si apre alla sofferenza degli altri. Ma questa luce, quando la croce si fa più leggera, comincia a sbiadire, a divenire più piccola, e l'uomo torna a chiudersi in se stesso, nelle sue forze, ricordando solo in parte la forza straordinaria di quella luce. E perché accade questo? Accade perché la luce della fede non si arricchisce dell'umanità della ragione. È come un albero la nostra vita. Per crescere forte e rigoglioso verso il cielo ha bisogno della luce del sole, ma ha ugualmente bisogno delle radici nel terreno, forti, salde, da cui attingere il nutrimento. In altre parole, perché si possa svelare il disegno d'amore che Dio ha preparato per ciascuno, c'è bisogno del seme, il nostro sì a Dio nella prova, nel dolore, ma poi questo seme va nutrito dall'amore di Dio, che è luce di verità e ci porta in alto verso il cielo, e dalla ragione umana, che ci fa capire e agire in terra, in mezzo agli altri e in unità con gli altri. Ogni uomo è destinato a cose grandi, ma c'è bisogno di due ali, quella della fede e quella della ragione. Mi fermo qui, vi lascio solo una poesia magnifica di Mahatma Gandhi. Prendi un sorriso, regalalo a chi non l'ha mai avuto. Prendi un raggio di sole, fallo volare laddove regna la notte. Scopri una sorgente, fa bagnare chi vive nel fango. Prendi una lacrima, passala sul volto di chi non ha mai pianto. Prendi il coraggio, mettilo nell'animo di chi non sa lottare. Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla. Prendi la speranza e vivi nella sua luce. Prendi la bontà e donala a chi non sa donare. Scopri l'amore e fallo conoscere al mondo. A presto, amici. È un'ora che aspetto. Ciao, sono Rocco. Che dire, è molto dura, però dobbiamo crederci ed essere forti. I medici e tutte le forze sanitarie sono lì per aiutarci. Essere malati non è affatto divertente, ma non bisogna perdere il senso dell'umorismo. La nostra vita è come un giardino in cui crescono molte piante, tra le quali purtroppo c'è la pianta della malattia. Però, tuttavia, bisogna cercare di lasciarla in un angolo perché non soffochi le altre piante. Spero che il mio umorismo contagi anche voi, pazienti del padiglione 6 e non, e credeteci, nessuno può togliere la gioia della vita. Nessuno, neanche in questo brutto momento. Ciao a tutti, un abbraccio, Rocco. Il danno è fatto e indietro non si torna più. Buonasera a tutti. Questa sera voglio lanciare un messaggio a tutte quelle persone che stanno soffrendo e trovano sempre il modo per andare avanti, lottando sempre per la propria vita. La canzone che vorrei far ascoltare è quella di Arisa, La notte,
Un bacio a tutti, soprattutto a coloro che ci guardano dall'lassù. Non basta un raggio di sole, un cielo blu. Ciao a tutti, sono Franco da Belluno e volevo dedicare a tutti, proprio gli ascoltatori di Radio Fra le Note, la canzone Lessons in Love dei Level 42, perché tutte queste storie che passano attraverso questa piccola grande radio legate all'ospedale Gaslini, a San Martino di Genova, all'ematologia 2, sono tutte storie che parlano la stessa lingua, parlano d'amore attraverso l'attività di Don Roberto e i suoi collaboratori, che danno l'opportunità ai malati di raccontarsi e così ai loro familiari, oppure di raggiungere gli uni gli altri attraverso centinaia di chilometri. Danno la possibilità di dare lezioni d'amore attraverso l'unione che c'è tra i malati stessi e gli ascoltatori della radio, con tutte le vicende, ciascuna diversa l'una dall'altra, e raccontano tante storie dove c'è sempre quella parola alla base di tutto, che fa parte delle vicende di tutti noi. E questa è una cosa bellissima e sono vere e proprie lezioni d'amore che ci dà la vita, e quindi volevo fare questa dedica a tutti. Ciao. Ciao, sono Gaetano Gravina. Come va? Tutto bene? Io purtroppo ho saltato una settimana, perché la settimana scorsa è uscita la camera sterile dopo 32 giorni. Come vedete, tutti quanti ce la possiamo fare tranquillamente da uscire dalla camera sterile, e saremo sempre ancora più forti per affrontare altre difficoltà che ci sono sempre in agguato. Ma l'importante è affrontarla sempre con ottimismo e con una certa dote di volontà, perché sicuramente Dio ci dice sempre: Dio ti aiuta, ma anche tu ti devi aiutare te stesso. E vi dico, è una sensazione bellissima uscire dalla camera sterile. Mi sentivo tutto stranulato, tutto strano, però adesso sto tranquillo. Bisogna affrontare tante altre cose, sicuramente l'affronterò con viso aperto, come ho fatto sempre, e spero che anche voi farete la stessa cosa. Non vi perdete mai di coraggio, perché la vita è una cosa meravigliosa. Vi dedico questa canzone di Nino D'Angelo, Vita Mia. Più gioie o più dolori oggi? Molto più gioie. Questo qua è una domanda a trabocchetto, perché sa cosa le rispondo. Esce Pasquale, grande gioia. Poi chi esce? C'è un altro che esce? Aspetta un po', chi doveva uscire? No, è uscita la Marina. Il marito uscita e era in procinto, quindi felicissima. Alleluia. Grazie. Quindi grazie. C'è speranza. Solamente speranza, altrimenti qua. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.